Cari amici, anche questa sera, giorno fatidico perché la temperatura che è stata raggiunta a Roma è difficile replicarla, e vi faremo un piccolissimo excursus. All'ombra era 38. All'ombra, molto all'ombra. Tra le fresche frasche e sotto il fresco, dove sì. Cantavi una canzone in romanesco. Allora, siccome è così, vogliamo fare una piccola rassegna stampa che ha il duplice scopo di far vedere... E rinfrescare. Sì, rinfrescare, sai come... Ma l'idea è soprattutto. Come diceva Papini, chi gratta la rogna altrui, la sua rinfresca. Papini l'educatore? Papini, il grande educatore. Educatore nel senso che sì, è stato un grande scrittore, sì. Ha scritto centinaia di libri. Un uomo importantissimo, non a caso... messo nel dimenticatoio, Papini, Prezzolini, Soffici, uno dei più grandi artisti del XX secolo, ogni tanto se lo ricordano, Alfredo Oriani, tutta gente che secondo loro non avrebbe mai fatto niente, non conta niente. Allora adesso leggiamo qualche cosetta così, perché? Perché quello che ci interessa, cari amici, in questo momento non è tanto leggervi dei fatti, ma sottolineare la menzogna. Cioè noi viviamo in un mondo di menzogneri. Questi menzogneri... Diciamo che il potere è sempre stato menzognero. Sì, ma fino a un certo punto, fino a un certo punto, insomma, ecco. È chiaro che tu mi parli del potere di certi nostri amici, questi sono 2000 anni che vanno parlando della risurrezione di Cristo. Vabbè, che vuol dire? Chi non ci voleva credere non ci credeva, bastava non lo dicesse. Se lo diceva ovviamente lo bruciavano e gli permettevano con ciò di raggiungere, no? il paradiso. Il Cristo, l'aspettava lì a braccia aperte, in questo senso. Ma per il resto, in linea di massima, c'è una tendenza del popolo a berle alla grande. No, ma soprattutto a credere indifferenziatamente, criticamente. No, più sono cazzate più le credono, perché qualsiasi persona intelligente, ma con un minimo di intelligenza, non dico di cultura, di intelligenza, non di cultura ingegneristica, si potrebbe chiedere per quale ragione delle torri costruite per resistere ai peggiori terremoti cadono dopo una schiccheretta in cima. Però cadono dalla base. Sì, cadono dalla schiccheretta in cima, ma cadono dalla base. Ma indubbiamente sotto c'era appunto la benedizione di qualcuno che lo conosciamo. Di Nobel sicuramente. No, c'era Nobel, ma, ma poi sai, c'era Barabba. Io penso che fosse Barabba. Allora, dopodiché ci leggiamo alcuni articoletti che è bene, proprio veramente la cosa più bella, cercando di spiegare qualcosa. Questo è il venerdì di Repubblica, un rivoluzionario a Hollywood, numero 1475, 24 giugno 2016. Allora, il neoliberismo rinnegato dai suoi alfieri, iniquo e dannoso. Ma ragazzi, io posso capire, no? Delle persone oneste che in quel momento hanno capito le cazzate che hanno detto per 50, 100, 150 anni e lo dicono. Ma Cristo! Beh, il neoliberismo è del 1850 più o meno, sì, d'accordo, Smith in poi. Ma questi sono i cazzari educati nelle classiche facoltà di economia, di economia inglesi americane. Dove vai? Harvard! Mi sono laureato a Harvard. Nessuno che vada a dire, ma cazzo fanno questi ad Harvard? Vi ricordate un noto commentatore, che poi tra l'altro è il meno idiota di tutti quelli che fanno i commenti, che raccontava che aveva studiato dove? Ah, Giannino. Sì, Oscar Giannino. Dice, mi sono laureato dove? Al Massachusetts Internet. A Boston. Cazzo, diceva un po', no, a Boston, cazzo. No. Gli è apparsa la Madonna. Ah, no, bello. Mi è venuto in mente. Allora, la nostra fuga dalla biblioteca del Senato di 2 settimane fa, sì, è stata molto notata. Sì. È molto notata. Bene. Perché adesso sta uscendo fuori che sono andati ad indagare
e sono usciti fuori i non professori, ecco, i non dottori, i non accademici e anche i truffatori, nel piccolo sono usciti adesso a settembre. Cazzo. Parte la schermaglia, sì. Sono cazzi acidi per quelli che vanno a fare accademie senza avere i titoli. Che cazzo del paese, che cazzo del paese, ragazzi, è una cosa che fa schifo. Sai che cosa? Ma poi si presentano alla biblioteca del Senato. Si fanno chiamare professori. È una cosa è però stravolgente, ecco, incredibile. Allora, sai che cosa ti dico io? Che l'unico dispiacere è che non me ne sono andato scorreggiando. Perché doveva andarcene scorreggiando, capito? Vabbè. Allora, comunque, è stata notata la nostra uscita di scena. Sì, sì, l'hanno notata, benissimo. Ma no, noi non eravamo nemmeno andati per parlare, perché dipende dall'audience, no? Certo. Cioè, che andavamo a dire lì? A quelli? Allora, che andavamo a dire? Anche queste cose vanno dette. Si dice che tu butti margaritas ante porcos, no, ma porci sono persone da bene, i porci sono gente onesta. Un porco ti dà da mangiare a una famiglia intera per due mesi, cazzarola, capito? Dice non buttare le perle di fronte ai porci, capito? Del porco non si butta nulla. Manco la coda. Esattamente, no, la coda gliela picchiamo il culo a questi grandi professori. E poi non ci provocassero, perché diciamo nome e cognome dei truffatori, abbiamo buono, le prove. Buono, non ti far prendere. Abbiamo le prove. Non ti far prendere dall'esaltazione, buono, no, calmo. Allora, il neorealismo rilegato dai suoi alfieri, iniquo e dannoso, mi fa piacere perché ci dà ragione, e noi l'abbiamo sempre detto. Primo. Proseguiamo. Ci ha dato ragione pure Marra oggi. Sì. È tutto dire. Allora, questo è bellissimo. Io non conoscevo questo grande musicista, Brian Eno. No, manco io. No, non lo conosci? Brian Eno. Eno. È scritto Eno. Giapponese? Eno, no. Americano, Brian Eno. Sarà di origine giapponese però. No, assolutamente, eccolo qui, no. Eno è un cognome giapponese, eh. È scritto Eno, non è giapponese. Vabbè. Lo vedi dalla faccia, non è giapponese. E sarà di terza generazione, di quarta generazione. Eccolo qui. Vabbè, comunque. Molti lo conoscono, anzi lo conoscono molto di più di quanto non si creda. Io comunque l'ho conosciuto quando un giorno ero a Cervia. Andando per dischi di jazz, volendo prendere un disco di un jazzista nuovo che soddisfacesse il mio palato, mi hanno consigliato, cioè, a Cervia, sul viale Roma di Cervia, c'era, spero che ci sia ancora, un bel negozio di dischi con delle persone competenti. Mi consigliarono di prendere uno dei dischi di Eno, dopodiché ne ho preso tre o quattro. Questo risulta essere uno dei... Lui è... Oh! Non te lo so dire. Sassofonista? No, è musica elettronica prevalentemente. Allora, vi leggo di questa sua articolo autobiografico una cosa che a me piace molto, perché noi l'abbiamo detto tante volte, no? La messa in scena, la sceneggiatura, per convincere i coglioni, eccetera, no? E l'ho trovato, e questo qui è... su Donna, eccola qui, lo facciamo vedere sempre, perché sennò dicevo te lo sei inventato tu. Colori ipnotici, suoni avvolgenti, c'è quasi un clima mistico in questa installazione. D'altronde la sua biografia rivela una solida educazione cattolica. Che ruolo hanno avuto nella sua vita i collegi religiosi e la famiglia osservante? Quindi è cattolico, molto difficile che sia giapponese. Comunque, vabbè, di terza generazione. Molto importante. Essere cattolico in Inghilterra significa appartenere a una minoranza. Per voi forse è l'opposto, ma lì sei un outsider, e anche se nessuno te lo fa notare, cresci sentendoti diverso dai tuoi compagni. Io poi appartenevo a una famiglia molto devota, e ho un forte ricordo della chiesa frequentata da bambino. Mi piaceva immensamente, ero incantato dalla musica dell'organo, la luce colorata che entrava dalle finestre. Quindi lui è organista. La lingua latina che nessuno capisce, ma ha un suono bellissimo. In nomine Patri et Filii, Spiritus Sancti,
Amen. Una messa è un'opera d'arte totale, vero, ma proprio perché è un'opera d'arte totale è veramente come si dice, pregnante. Quando tu vai ad assistere a una messa religiosa come quella che abbiamo visto un 3-4 anni fa lì al Foro Italico, ti ricordi, della sì. chiesa ortodosso, e lì era veramente un'opera d'arte, perché era proprio una, c'era una regia al Foro Romano, non al Foro Italico, al Foro Romano, scusa, c'era una regia, c'era proprio una messa in scena, una regia, proprio una partitura addirittura, che ripeteva, oltre che partitura musicale, anche la partitura della sceneggiata, chiaramente ritualogie che noi possiamo tranquillamente far risalire alla grande Alessandria, certo. Alessandria d'Egitto, che ha regnato sul Mediterraneo per 800 anni, mettendo assieme tutte le cose e producendo come sua ultima schizzo il cristianesimo. Una messa è un'opera d'arte totale e io ero un assiduo frequentatore, ho anche vinto premi di catechismo, sa? Dunque, niente da dire su queste cose, ma che questa messa, che è un'opera d'arte totale, non sia anche fatta apposta per incantare gli ingenui, è di proposito, è appunto allora, è perfetta, a me va benissimo il rito, va benissimo, ma non ci dicessero che Gesù Cristo è risorto, perché allora io ti dico, guarda che è risorto perché voleva scappare da questi suoni, hai capito? La vita però poi l'ha portata a frequentare ambienti molto diversi. Direi di sì, ma il cattolicesimo è una costruzione mentale e interiore talmente forte che per uscirne devi per forza fuggire il più lontano possibile. È una vera lotta. Nulla da sacro canto. Nulla da obiettare. Noi siamo perfettamente d'accordo. Un conto è il cristianesimo, un conto è la fede che questi signori vogliono imporre ai cosiddetti cattolici. È un conto questa è la liturgia. Non solo, esatto, non solo. Un conto è la fede e le credenze che questi signori si sono inventati di scendere niente di meno, no, che dalla Bibbia, che c'è, se c'è una bestemmia, no, di identificare quello che... Un libro sociale, di guerra, socio-economico, rituale, morale, con religione proprio non c'è azzecca. Ma assolutamente nulla, quindi è una forzatura incredibile. Piano piano l'umanità incomincia a capire anche questo, non solo, ma anche la menzogna di voler far credere che quello che Gesù Cristo nelle sue frasi dice il Padre mio, lui la parola Yahweh non l'ha mai pronunciato, non la pronuncerà mai, ma siete voi mascalzoni che ci volete far credere che quello che Cristo dice il Padre mio è Yahweh, ma no, siete dei mascalzoni, capito? Siete dei cialtroni, la verità sta emergendo, anche i più coglioni la capiranno. Ecco, e cosa l'ha aiutata a sfuggire? Ho avuto la fortuna di iscrivermi a una scuola d'arte sperimentale con insegnanti laici. Uno in particolare è stato molto importante per me, ero ossessionato dalle teorie cibernetiche e nelle sue lezioni univa musica, matematica e una gamma di cose che normalmente non si insegnano in un'accademia. Sono convinto che quelle lezioni siano state la base della mia formazione, tanto di cappello. Più che artista, più che artistica, quindi una formazione scientifica? Entrambe. Anche Kandinsky, Malevich, i suprematisti russi, i futuristi, le teorie del colore sono stati tutti insegnamenti fondamentali per quel che ho fatto dopo, anche se allora mi gettavo sull'arte astratta perché non ero un gran disegnatore e in fondo al cuore pensavo, beh, Mondrian lo posso fare anch'io, Raffaello certamente no. Ognuno conosce i suoi limiti, sì, già una brava persona a sapere i propri limiti. Non è difficile fare l'ultimo Mondrian. Con tutto rispetto per Mondrian, che è stato sicuramente un grande artista, beh, l'ultimo Mondrian non è difficile farlo. Tant'è vero che nessuno lo copia, perché è talmente facile copiarlo che non vale nemmeno la pena, capito? La sua ricerca però si direbbe più concettuale alla Duchamp che pittorica alla Kandinsky, e questo mi pare che sia un fraseggio che a me interessava di sottolineare in questo momento. Proseguiamo.
Federico Fubini, Controtempo, la rivoluzione dei flussi migratori. Attenzione, quanto è importante questo. Ora Londra cercherà, prima di leggere vi dico dove è stato scritto, perché sennò, ecco, questo è 7, il settimanale Corriere della Sera. La rivoluzione dei flussi migratori, attenzione. Ora Londra cercherà nuove soluzioni per attrarre ancora gli stranieri più istruiti. Vedete cosa significa essere intelligenti? Loro, comunque, gli stranieri più istruiti li attrarranno sempre. Siamo noi che attraiamo i meno istruiti e i più cialtroni, i ladri di polli. Giustamente, perché se fossero istruiti, teste di cazzo, no? Come quelli che conosciamo, no? Cominciare da Matteo Renzi per arrivare a Maria Elena Boschi e quell'altra Lorenzina. La Lorenzina, lasciamolo stare, che mi fa pure pena. Ah, no, ma la ministra degli esteri è una cosa. La Mogherini. Ma la Moncherini. Che cosa farebbero loro se l'Italia attraesse le persone più istruite? Vanno a pulire i cessi, come massimo. Comunque, loro sono gente da pulire i cessi, in ogni caso. Cosa succederà agli italiani che vogliono partire e l'Italia copierà il modello che nascerà? No, non lo deve copiare. C'è scritto, vedi, te lo chiede retoricamente questo giornalista del Corriere della Sera. E qui entriamo in un'altra faccenda che ritengo piuttosto interessante. Monio Vadia, uomo intelligentissimo, si è beccato una reprimenda recentemente da un certo Cohen. Perché ha parlato male di Israele. Non bisogna mai parlare male di Israele. Neanche se sei israeliano. No, anche se sei israeliano più o meno. Certo. Persona onesta, uomo di grande cultura, Monio Vadia. Scrive, sarebbe stato meglio cancellare la corruzione che rifare la Costituzione. Niente di più giusto, niente di più ovvio. Per fortuna che qualcuno lo dice. Gian Antonio Stella, altro notissimo giornalista del Corriere della Sera. Ancora fermo il risarcimento per le ultime vittime del Conte Ergane, e su questo argomento bisogna soffermarsi, cari amici, perché siamo veramente alla delinquenza più totale. Ma è una sommatoria di fattori delinquenziali. Lo Stato... No, non più totale, più diffusa, ma guarda, più stratificata all'interno della società. Ma noi dobbiamo sottolineare, questo ce lo leggiamo tutto, volevo leggere tante cose, ma questo è troppo importante. Allora, probabilmente pochi si ricorderanno l'affaire Conte Ergane. Di che cosa si tratta? Si tratta di una certa medicina che è stata somministrata largamente dai medici, perché era una medicina che comunque veniva prescritta, a donne incinte, le quali ovviamente hanno partorito bambini focomelici. Io devo dire la verità... Gli anni attorno al 56-60. No, oltre. Ancora non ne hanno risarcito. 60, quello era gli anni. Io ho conosciuto una giovane donna, focomelica, l'ho conosciuto proprio qui nel parco, qui me l'ha presentata un amico. Lei avrà avuto una 35 d'anni, viveva bene la sua malattia, fumava con questo suo moncherino ed era una ragazza che aveva superato questo terribile trauma. Voi immaginatevi cosa significa nascere senza braccia. Sì, cosa significa focomelia? Significa essere come le foche, cioè avere le mani direttamente legate al tronco, appiccicate al tronco. Ma vediamo le considerazioni che vengono fatte qui, in questo numero, ve lo ripeto, è il numero di 8 luglio 2016, quindi recente. Ancora fermo il risarcimento per le ultime vittime del Conte Ergane, si tratta di una cifra inferiore allo stipendio del presidente dell'ENI. Troppo forte. Allora, leggiamo. Ma io porco Giuda, ma è possibile che un articolo di questo tipo deve essere stampato su una rivista
che va per la maggiore, ma che probabilmente non sarà letta da nessuno. Questo dovrebbe essere un titolo di prima pagina, no? Altro che i rutti e le scoregge di Maria Elena Boschi. Prima pagina dovrebbe essere scritta una cosa di questo genere, questo schifo. Poche settimane e via, tutti in ferie. E così se ne sarà andato un altro anno parlamentare, senza che sia stato risolto il problema dei talidomidici fuori tempo massimo. Il Coltergan, infatti, era il famoso talidomide, per chi non lo sapesse. Oh, tra l'altro, qui voglio dirlo perché è importante, il talidomide, come capita spessissimo per i farmaci che hanno degli effetti secondari ben visibili, devastanti. No, ben visibili, sono farmaci che poi possono essere utilizzati per altre indicazioni. Questo è importante e questa è la ragione fondamentale per cui esiste la farmacovigilanza, in cui si chiede a medici e operatori sanitari di segnalare tutti gli effetti secondari che si notano con l'utilizzazione di un farmaco. Peccato che in Italia... Nuovi mercati. Aprono sì, nuovi mercati. Nuovi mercati, è bellissimo, con spese molto minori. E poi lo provi in corpo vili. Peccato che in Italia la farmacovigilanza non è mai decollata. Non è mai decollata perché la maggioranza dei medici e dei farmacisti avevano e continuano ad avere la massima paura, lo ripeto, la massima paura dell'industria farmaceutica. E quindi temono ritorsioni nei loro confronti, capito? È un discorso lungo, chi vuole avere ulteriori precisazioni gliele racconto tutte perché è un'attività che io ho svolto per lungo tempo. E so le risposte che mi davano questi signori, no? Quando chiedevo che mi compilassero delle schede che io, tra l'altro, circa 15 giorni fa, 20 giorni fa, ho fatto vedere, si trova con un'intervista che ho fatto su Accademia della Libertà. Poche decine di persone. Ah, dicevo, il talidomide viene utilizzato validamente in certe patologie che non sto qui a dire. Quindi praticamente un prodotto che può interferire in maniera così massiccia proprio sull'attività cellulare e delle sue ragioni, sul DNA, delle sue ragioni di esistere ce l'ha, in ogni caso, certo. Dovrebbe essere utilizzato con un minimo di intelligenza. Colgo l'occasione per dire che solo dopo l'affare Coltergan il mondo sanitario si è reso conto che bisogna stare leggermente attenti quando si prescrive un farmaco a una donna incinta. Prima nessuno lo prendeva in considerazione. Se l'industria farmaceutica diceva che il prodotto era buono e faceva bene, no? È come si dice di un oro giovane guardo. Appunto di sana e robusta costituzione, poi robusta non si sa come in che modo, che quali criteri, sana non si capisce, lo vedo, penso che sia, dice si rimane con occhio. Andiamo avanti, dai. No, mi ricorda di quello che aveva rimorchiato una ragazza, vanno a letto e questa se leva l'occhio di vetro. Poi comincia a smontarsi. Sì, lo so. Si svita. Sì, sì, lo so. Una gamba e allora lui si svita il cazzo e dice buon arrivederci. Capito? Allora le cose sono di questo tipo. Poche di decine di persone per una spesa totale di 4 milioni. Lo Stato per ora pare essere disponibile, forse chissà, vedremo, a scucire 3.288.000 euro. Meno della busta paga del solo presidente dell'ENI, ne mancherebbero 800.000, meno di un milionesimo della spesa pubblica 2015. Eppure, piccolo riassunto, nel 1954, come scrive il sito VITA, Vittime Italiane Talidomide, la Chemie Grünenthal depositò ed ottenne il brevetto per Coltergan a base di talidomide. Si parlava del 56-60. È vero, te lo ricordavi bene, io pensavo che fosse leggermente spostato verso gli anni 60. Il miracoloso farmaco antinausea, nausea e sedativo. Essendo antinausea, essendo sedativo, era proprio indicato per essere dato alle donne incinte.
Tre anni dopo la casa farmaceutica tedesca avviò una campagna marketing senza eguali. Guarda un po', ricordo, nel 54 il marketing incominciava a picchiare sodo. Per arrivare attorno al 52-53 è uscita la scuola di marketing americana. Esattamente. E lì hanno incominciato con la televisione, con le campagne di lavaggio del cervello. Esatto. Di tutto e di più. Io ho con la programmazione neurolinguistica ante litteram. Io ho frequentato una scuola di questo tipo nel 1964, è durata una quindicina di giorni. Arrivavano i guru che ti insegnavano, sì, veramente interessanti. Erano proprio guru. Devo dire che ho imparato moltissimo. Per non farlo, per capire quando gli altri lo fanno e per non farlo, non cadersi. Ricordiamoci che poi conoscere il nemico per attaccarlo con le sue armi. Esattamente. Va detto per inciso che poi da allora gli uomini di marketing hanno preso in mano la gestione diretta delle imprese farmaceutiche fino ad arrivare nel 1975 ad avere completamente in mano tutta l'industria farmaceutica, con le conseguenze che poi abbiamo visto, partendo però sempre dal presupposto che un medico che prescrive un prodotto senza immaginare che il prodotto potrebbe fare male al feto è veramente uno stronzo, e allora l'hanno prescritto tutti, perché all'epoca non c'era ancora la cultura che... Però la responsabilità non è mai loro, no, mai. È dell'industria. Me l'hanno detto loro. Cari amici, ve ne racconto, ne ho raccontate tante, continuerò a raccontarle anche in relazione ai farmaci per i bambini iperattivi. Quella è una bella invenzione. Quella è una droga pura. Quella è un'invenzione, ma la pagano loro, perché questi poi se sono sedati, però poi pigliano il mitra a casa se la rifanno con qualche durante. Piccolo riassunto, nel 1954, come scrive il sito VITA, Vittime Italiane Talidomide, la Chemie Grünenthal depositò ed ottenne il brevetto per Contergan a base di talidomide, il miracoloso farmaco antinausea e sedativo. Tre anni dopo la casa farmaceutica tedesca avviò una campagna marketing senza uguali, dove si sottolineava la completa sicurezza del farmaco, talmente sicuro che se ne consigliava l'uso ai bambini. Così, esattamente come è stato fatto dopo col Ritalin, è la stessa cosa. Si sono inventati una patologia, no? I bambini iperattivi, no? Cioè tengono i bambini chiusi, segregati in una stanza. Li fanno vedere. Non conoscono gli animali, non conoscono le fattorie, non conoscono le strade, come anche giocavano fino agli anni 60-70 per strada, che ancora si poteva giocare per strada. Esattamente. Gli fanno vedere le peggio porcate. Certo. In televisione. Li condizionano. Gli fanno vedere i film di guerra, dove la gente si scanna, si tagliano i coglioni, si tagliano la gola e tutto, e devono pure stare tranquilli. E siccome appunto hanno questa patologia di iperattività, e poveracci, ai nostri tempi, invece di farli scatenare nei campi di pallone o di pallavolo o di come giocavi te a hockey. Ti rompi qualche dente e ti rompi qualche osso pure. Vabbè, quello è già organizzato, adesso c'è una tendenza anche in Italia a favorire lo sport per i bambini, questo sì, però noi quando eravamo ragazzi noi stavamo sempre in mezzo ai campi, io mi ricordo che per strada, nelle piazze, io stavo dalla mattina alla sera nel bosco, quando stavo in città stavo in piazza a giocare a figurine, no? Quando stavo in campagna stavo in giro per i campi e tornavo a casa sempre col buio, poi sai che cosa facevamo? Scoprivo, vedevo gli animali, mi piaceva catturare gli animali, le tartarughe, gli istrici, ho fatto di tutto all'epoca, cioè le lepri, ho catturato le lepri con le tagliole. Cazzo, no. Adesso te taglierei i coglioni. Allora. Ma le tagliole quelle fatte da noi, con i lasci? Sì, lo so. I risultati furono tragici, migliaia di neonati focomelici, senza braccia, senza mani, senza piedi, senza gambe.
finché vidi un Glens nel 1961, cioè circa 10 anni dopo. Guarda l'intelligenza di queste persone, vedono questi bambini che nascono e miracolo, 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 okay? Era apparsa magari una qualche Madonna da qualche parte. Dimostrò l'enorme pericolosità del farmaco, 1961. Colgo l'occasione per dire un'altra cosa. Più o meno nello stesso periodo nacque, per nostra fortuna, un'altra, chiamiamola così, un'altra scienza, la medicina basata sulle prove di efficacia. Ne ho parlato tante volte e lo dico di nuovo, per chi volesse sapere gli dico tutto quello che gli devo dire, perché prima di allora non esisteva una medicina basata sulle prove di efficacia. Cioè, questi andavano dicendo, questo siccome c'ha, è stato costruito, che ha delle premesse ideologiche e culturali, una sostanza chimica, sicuramente fa bene in questo caso. Ma mai che dicessero le prove ci sono. La vaccinazione, come si chiamava il professore che scoprì il vaccino? Quale dicevi? Quale? Quelle fasulle che vogliono imporre adesso? Che proprio... Jenner. Il primo vaccino, quello di Jenner. Quello delle vacche proprio. Delle vacche. Ha fatto le prove lui. L'ha fatta sul figlio. Appunto, ha fatto le prove, quindi anche lì, diciamo, ante litteram c'era questo no, ma c'era la premessa culturale che non si dice perché, sai, gli inglesi sono inglesi. Allora, perché Jenner ha pensato di fare questa cosa? Perché venne in contatto con l'ambasciatrice inglese in Persia, dove in Persia da molto tempo si vaccinavano i bambini con le pustole del paiolo delle vacche. Quindi quella tornando ha raccontato questa cosa. Jenner ha cominciato a prenderla in considerazione con grande intelligenza e con grande spirito omeopatico. Ricordiamoci che all'origine c'è sempre la concezione, siamo all'epoca poi dell'esplosione anche dell'omeopatia, e poi siccome ovviamente ti immagini l'establishment medico non lo prendevi nessuna considerazione, vaccinò il proprio figlio. Guardi, c'è il disegno, c'è la statua dove si vede Jenner intento a vaccinare il proprio figlio. Sì, sì. Ragazzi, questo è uno dei pochi vaccini validi, ricordatevelo bene. Allora, da allora la battaglia per risarcire almeno in parte ciò che non ha prezzo è stata lunghissima. Ora, non solo questi mascalzoni che dovrebbero essere tutti impiccati, una volta tu lo sai come venivano trattati i medici cinesi, eh? I medici cinesi nel momento in cui la persona era sana andava benissimo, quando questa si ammalava erano cazzi acidi per i medici, capito? Allora rischio e pericolo. Qua ritardano a pagare quei danni che hanno fatto loro, sono danni che ha fatto la società, perché la società queste cose, anzi tra l'altro devo fare una piccola deviazione, sono tutti input che io mando sperando che gli amici appunto se lo ricordino, se vogliono informarsi. Ricordatevi che la medicina basata sulle prove di efficacia è stata pensata da un medico militare. Per quale ragione? Perché all'epoca in cui questo medico militare ha incominciato a dire ma cazzo, vogliamo andare a verificare cosa fanno queste medicine? No. Era molto in voga la pratica militare di andare a verificare l'efficacia dei bombardamenti e dei colpi di cannone, di mortaio e quant'altro. Per anni inglesi e americani sono andati a misurare gli effetti dei loro bombardamenti in Germania, anche qui in Italia, in Francia, nel Belgio. Andavano lì col metro e misuravano gli effetti, capito? Allora, in quell'ambito è nata, cioè dietro c'è sempre una cultura riflessa che dovrebbe invece essere all'origine. Cioè io sono un medico, dovrei almeno sapere, no? Quello che cazzo faccio, certo. Non è avere mano libera e fare quello che cazzo mi pare. Infatti, per esempio, il calcolo della gittata, come il calcolo che si fa per il cemento armato, è un calcolo empirico, non è un calcolo certo al 1000%. Certo. Tant'è che il calcolo... Se fosse certo, figlio mio, no, saremmo morti tutti. Il calcolo che si fa del cemento armato
per adesso non mi ricordo più perché sono passati tanti anni, però mi ricordo che per diciamo avere i tre diversi gradi di sicurezza si fa appunto il triplo di quello che è il calcolo originale, quello basato sulle formule, no? Certo. Poi per alcuni tipi di immobile addirittura questo calcolo si fa per 10 volte. Quindi, e quante ne avranno fatte per le torri gemelle? Quindi il calcolo di resistenza che si fa per i materiali dove c'è un'abitazione, in sostanza è questo, o una struttura, è da 3 a 10 volte il calcolo matematico che esce fuori dalla formula. Esattamente. Questo per dire, no, perché la certezza non si ha, perché infatti c'è un fallo dovuto alla colata di cemento, c'è un fallo nella putrella di acciaio, certo, c'è un fallo nella gettata che si viene, a un certo punto finisce la colata di cemento, certo, prima di completare tutta il solaio, e poi si fa una seconda colata e quindi non è aderente, non aderisce più nello stesso modo. Tutta una serie di elementi per cui questo, diciamo, calcolo matematico, diciamo, in base alle formule diciamo, definite dall'esperienza stessa, perché è dall'esperienza che si ricavano queste formule, però per garantire, per qualunque altra, diciamo, disponibilizzazione, un intervento del vento inaspettato, un sommovimento sismico, qualunque sia, viene calcolato per 10. Allora, questo vale anche per qualunque altra disciplina, certamente, quindi anche per la medicina e la farmacologia. Ma dovrebbe essere la prima. Certo. Allora, tanto è vero che i gruppi che si chiamano gruppi Cochrane sono gruppi che si sono autocostituiti dopo che Cochrane ha scritto, è questo medico che ha pensato, ex medico militare, che ha pensato, io i libri di Cochrane ce li ho comunque, che ha pensato la medicina basata sulle prove di efficacia. Che cosa hanno fatto i gruppi Cochrane? Sono andati per qualsiasi tipologia di intervento farmacologico, ma anche chirurgico, sono andate a vedere i risultati come sono stati da una parte stampati sulle grandi riviste scientifiche e dall'altra parte che tutti i lavori che sono stati fatti. Colgo l'occasione per dire che su un farmaco le ricerche che vengono imposte alle industrie produttrici sono moltissime. Di queste ricerche, che poi diventano atti ufficiali per la registrazione del prodotto, la ricerca che viene pubblicata sulle grandi riviste internazionali, quelle che vengono lette dai medici, è la ricerca dove i risultati sono ottimi. Allora, gli altri no, per cui risulta che ci sono dei farmaci che risultano essere attivissimi, no? Rispetto al placebo, 10 volte di più attivi, 15 volte più attivi. Andando a mettere assieme tutte le pubblicazioni e mettendole assieme e risultando i dati statistici, si vede che i risultati per lo più sono di una squallidità totale. Qui è entrato in funzione anche il ricatto che le grandi società editoriali e produttrici di queste riviste a livello mondiale hanno sempre fatto all'industria farmaceutica. Perché cosa succede? L'industria farmaceutica è quella che paga i risultati della ricerca relativamente a un nuovo farmaco. Ma siccome le riviste che vanno in tutto il mondo e sono anche prestigiose, ma nei limiti di chi conosce le cose, queste riviste chiedono cifre astronomiche per la pubblicazione di qualsiasi lavoro, è chiaro che l'industria finanzia solo la pubblicazione dei lavori dove i risultati sono favorevoli. Certo. Quindi io quello che stiamo qui dicendo, certo, è proprio una cosa di questo tipo. E poi mi è venuto in mente un altro. Come il vino. Esattamente. È buono. Che te devi dire? E fa bene, è buono e fa bene. Bevi di quello stasera che vedrai che quello fa bene. Per sicuro. Quante volte te lo finisci tutto, te lo dice Orazio. Ma lo finirei anche se non fosse buono. Allora, per quante volte l'industria farmaceutica ha propagandato i propri prodotti. Ringraziamo pubblicamente l'amico Raffaele Diana, esattamente, che ci ha abbondantemente fornito del Viumiuru, come sì, dicono
in Puglia. Esattamente. Del, com'è, il miele degli dèi. Esattamente. L'ambra degli dèi. L'ambra, l'ambra. Però che quegli dèi le annacquavano un po', non erano di mio gradimento questi dèi. Comunque, tornando a noi, ma la ragione era che non avendo i sistemi di contenimento dell'acidità, è chiaro che i vini di una volta erano tutti acidi, in qualche modo aciduli, e quindi li dovevano per forza diluire con l'acqua. E tornando al discorso dell'incertezza che c'è anche nelle ricerche più dettagliate e più acute, mi è venuto in mente un grande libro di un grandissimo scrittore, Ernest Jünger, intitolato Tempeste d'acciaio. Lo consiglio ai nostri amici perché fa vedere come vivevano durante il primo conflitto mondiale. E ancora mi è rimasta in mente una scena terribile. Il grande acciaio, pensavo alla grande Berta? No, tempesta d'acciaio, era proprio tempesta d'acciaio. Poi ti arrivava una botta della grande Berta. Ma la grande Berta era una cosa da ridere, tant'è vero, aveva concluso un cazzo. Così come i bombardamenti delle V2, no? Che anche, certo. Anche quello, e le V2 poi sono andati a misurare, siccome le V2 cadevano al casaccio, no? Allora andavano a applicare la teoria, tutte le teorie della relatività sulla caduta dei missili. Dei missili. È interessantissimo quanto questi missili, cioè, non è che non fossero mirati, però giustamente andavano un po' a casaccio, dai. Sì, dovendo passare al di sopra della manica, i venti che sconvolgono abitualmente cadevano comunque a Londra. Solo che, ad esempio, secondo la teoria della relatività, calcolo probabilità forse, e soprattutto anche in relazione appunto al relativismo probabilistico, in teoria cadendo una V2 in un certo punto, le altre avrebbero dovuto cadere ulteriormente. Tant'è vero che cosa succedeva? Che c'era spostamenti di popolazione, no, tutta la popolazione si spostava. Come cadeva una V2 da una parte, tutte si spostavano dall'altra parte. Fatto che la V2 cadeva dall'altra parte perché il calcolo non era preciso. Ma è uguale, certo. Allora, sulla incertezza dei bombardamenti, la cosa bella era questa, che lui ricorda una scena che anche a me ha impressionato moltissimo e che lui ha colpito come l'uomo è più forte dell'acciaio. È una scena in cui a un certo punto loro subiscono un bombardamento di cannoni. Non so per quanto... Qui parlo del primo conflitto mondiale. Ah, okay. Sul fronte francese, no? Un quadro di una brullità pazzesco, tutto rotto, tutti gli alberi troncati, migliaia di cose, loro acquattati in quelle buche. Arriva l'ordine all'assalto, vedi che c'è una marea di gente che si alza e va all'assalto.